Voglio vivere la parola del Regno. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, cari amici. Con grande gioia accogliamo il Vangelo di oggi, la sua parola, che ci dà vita e ci dà entusiasmo nell'affrontare questo giorno. Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, dal 18 al 23. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Amen. Carissimi amici, oggi Gesù di nuovo ci parla della parabola del seminatore e dà una spiegazione ai suoi discepoli in disparte. La novità in questa spiegazione è che l'accento non è posto tanto sul seme quanto sui terreni, cioè le quattro modalità di ricezione di questa parola del regno. Noi sappiamo che i terreni sono quello sulla strada, quello sassoso, quello tra i rovi e il terreno buono. In base al terreno, il seme della parola del regno produce o non produce frutto. Innanzitutto Gesù ci dice: ascoltate la parabola del seminatore. Questo ascoltare è il verbo più usato nella preghiera, soprattutto da parte di Dio nei confronti di Israele, quando gli dice Shma Israel, ascolta Israele, ascolta la mia legge, ascolta io sono il tuo Dio, ascolta sono io colui che ti conduce fuori dalla schiavitù, verso la libertà. Ecco che in questo ascolto anche Gesù dice ai discepoli, dice a noi oggi, sappiate che vi svelo come la vostra vita cristiana da discepoli miei può avere grande frutto e come invece non lo può avere. In base al terreno che decidiamo di essere. E ci sono quattro modalità. È particolare, Gesù poteva dire, ci sono due tipi di terreno, un terreno che non porta frutto e un terreno che porta frutto. Eppure ne dice tre. Descrive tre terreni nei quali la parola del regno purtroppo viene soffocata, viene portata via. C'è un aspetto molto importante. Quando dice che ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore, questo comprendere che poi lo ritroviamo con l'ultimo terreno, il terreno buono, dove colui che ascolta la parola la comprende, ecco che vorrei oggi condividervi il verbo greco che è stato utilizzato da Matteo, che originariamente aveva scritto questo Vangelo in ebraico e poi tradotto in greco. Il verbo è suniemi, significa qualcosa che è stato messo insieme, qualcosa che è collegato con la realtà. Quindi la parola del regno cade su questo terreno che vedremo è la strada e non viene compresa questa parola. È una parola cioè che non è stata inserita, interiorizzata nella persona che l'ha ascoltata, non è stata messa insieme con la realtà,
cosa significa? Che quando noi ascoltiamo quello che Dio ci dice, la dobbiamo immediatamente, o perlomeno sforzarci, di farla reale, di viverla. È un collegamento con la nostra vita. Ciò che noi udiamo da Dio, immediatamente, dai nostri orecchi, passa nei fatti, attraverso il nostro corpo, le nostre mani e, come dicevo ieri, attraverso la nostra lingua, la nostra bocca. Quando noi ascoltiamo ciò che Dio ci dice quotidianamente, perché Dio ci parla sempre, ogni giorno, non sta mai in silenzio, siamo noi piuttosto che ci nascondiamo o che chiudiamo gli orecchi o che pensiamo ad altro, vedremo ciascun terreno dei primi tre, ecco che questo produce frutto se viene interiorizzato, se noi siamo aperti, siamo disponibili a farlo realizzare. Addirittura questo comprendere significa anche proclamare. Se Dio mi dice a me nulla è impossibile, io nella mia vita, anche con la mia lingua, proclamerò: oh Dio, tutto è possibile per te. Non c'è un problema che tu non possa risolvere nella mia vita. Ecco come si fa a comprendere la parola, oltre che ascoltarla. Quindi stiamo entrando in profondità della comprensione. Mettiamo in atto ciò che ascoltiamo nella nostra vita pratica, nel nostro cuore. Decidiamo di credere, nei nostri pensieri, decidiamo di avere il pensiero positivo di Dio, non il pensiero negativo del mondo. Ecco gli altri terreni. Il seme caduto sul terreno sassoso è in coloro che ascoltano la parola, sono felici per qualche minuto, ma poi non ci sono radici e c'è incostanza. Vedete quanto è importante la preghiera personale quotidiana. Ma se non ci sono radici, prego una volta ogni tanto e sono incostante, ecco che le tribolazioni, le persecuzioni, i problemi avranno la meglio su di me. Io perderò la speranza e non avrò frutto. Ecco ancora il seme caduto tra i rovi. Noi vediamo dove la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza, quindi la propria capacità personale di essere bravo, forte, vendere, lavorare, attirare le persone, soffoca la potenza di Dio, perché non mi rendo conto che in realtà io ho bisogno di Dio, non sono autosufficiente. Lo sarò forse per poco tempo, ma poi le situazioni della mia vita mi piegheranno e griderò a Dio: Signore, tu sei la mia forza. Perdonami se ho creduto di essere più forte di quanto in realtà sono. Ecco allora cosa significa ascoltare la parola del regno, comprenderla, significa immediatamente aderire, metterla in pratica, ma soprattutto proclamarla. Quanto è bello! Citazione: tutto posso in colui che mi dà la forza, di San Paolo. Quando sono debole è allora che sono forte. Citazioni della Bibbia che mi danno forza, mi danno speranza e mi fanno agire secondo la sua parola e portare frutto, il 160 in 3. Spirito Santo, io ti voglio presentare oggi il mio cuore, la mia vita. Ti presento quello che sto vivendo, soprattutto le mie difficoltà. Perdonami se molto spesso mi sono lasciato turbare, scoraggiare e preoccupare da ciò che vivo, dalle mie crisi, dalle malattie, dalle tragedie che ho vissuto nella mia vita e non ho guardato a te. Spirito Santo, io ti chiedo, vieni con forza, perché io possa accogliere oggi la parola, credere in questa parola, proclamarla e portare grande frutto. Spirito Santo, te lo chiedo per me. Te lo chiedo per la mia famiglia, per i miei amici, per coloro che amo e per coloro che anche mi chiedono di intercedere per loro. Intervieni con forza, con potenza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi, cari amici. Voglio vivere la parola del Regno.
E questo desiderare e viverla significa comprenderla, metterla in pratica. Che il Signore vi benedica. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Buona giornata, a domani. Ciao.